Buongiorno a tutti, siamo oggi all'incontro con il riassunto dell'attività della settimana. Lunedì sono stato in visita con alcuni attivisti del Movimento 5 Stelle di Biella al cantiere del nuovo ospedale di Biella, una realizzazione che doveva costare 130 milioni di euro e al momento ha già impegnato risorse per 180 milioni di euro. Una struttura il cui progetto è iniziato ovviamente oltre 10 anni fa, che dovrebbe andare a chiusura in primavera del 2014. Con il trasloco poi dell'attività dal vecchio ospedale di Biella dovrebbe entrare in esercizio effettivo a fine 2014, almeno speriamo. È un ospedale sicuramente una rivoluzione rispetto all'ospedale vecchio di Biella. Noi abbiamo fatto un'interrogazione nei mesi scorsi in quanto sollecitati anche da uno studio dell'ARES, l'Agenzia regionale sulla sanità, che aveva valutato un eccesso di cubatura di quasi un terzo per quanto riguarda la struttura, cioè era stato costruito più grosso di quello che in realtà servirebbe per i servizi delle persone. Si parlava di circa 800 posti letto, adesso ridotti a circa 530. In effetti, quindi, questo sovradimensionamento ci è stato confermato dai vertici dell'azienda sanitaria locale di Biella, e quindi vogliamo sapere, e tuttora non ci è stata data una risposta veramente efficace ed efficiente, risolutiva, su quali saranno le destinazioni degli spazi in più. Inoltre siamo preoccupati dai costi amministrativi, di gestione, funzionali ulteriori che porterà il nuovo ospedale, di circa 15 milioni di euro, che quindi graveranno ulteriormente sulla sanità biellese. Speriamo comunque che diventi veramente un nuovo polo per la sanità, di eccellenza per la sanità del quadrante nord piemontese, anche attraendo magari alcune delle attività, delle funzioni universitarie che ci sono all'ospedale maggiore di Novara. Lunedì pomeriggio c'è stata la commissione, il sopralluogo della commissione ambiente all'amiantifera di Barangero, la famosa cava di amianto che si è chiusa ufficialmente nel 92, che ha sparso fibre di amianto e quindi tumori, mesotelioma pleurici e carcinoma del polmone in tutta la Valle di Lanzi e anche fino verso Torino. È oggetto di un progetto di ripristino ambientale da partire dal 1994. Sono stati investiti già 50 milioni di euro, cioè 100 miliardi di vecchie lire, e ancora la bonifica è in larga parte ancora da farsi. Abbiamo visto le immagini da parte dell'RSA, il risanamento sviluppo ambientale, che ci ha portato direttamente in situ, di ripristino appunto i costoni, diciamo, della montagna di amianto che nel momento in cui era a rischio frana, soggetta a frane continue, nel momento in cui c'era anche vento, disperdeva le fibre di amianto, sono stati fatti dei gradoni, dei terrazzamenti, sono state poste, ripiantate, piantumate appunto degli alberi, del verde, con la facoltà sia di ingegneria che di agraria di Torino, e si è quindi ridotto di molto la dispersione di fibre di amianto, che al momento viene considerata sotto il rischio ambientale. E per quanto riguarda quindi quest'opera, però, c'è ancora di bonifica, c'è ancora molto da fare, e quindi chiediamo che vengano stanziati altri fondi e venga veramente azzerato tutto quello che è a rischio. Parliamo di capannoni che sono contaminati, sacchi di amianto che sono per il momento stati confinati, due silos in cui sono presenti ancora diverse tonnellate di fibre d'amianto libere. Martedì mattina c'è stato il consiglio, come tutti i martedì mattina, hanno risposto alla nostra interrogazione su un problema molto serio, cioè il conferimento di rifiuti trattati dalla discarica di Malagrotta di Roma, la più grande discarica europea, a due discariche piemontesi, Alice Castello e Chivasso, che hanno già subito uno sversamento di liquidi di percolato in falda e sono veramente disseminati nel loro territorio di scarica, che forse non avrebbero bisogno di ricevere ulteriormente rifiuti da altre regioni. L'assessore Ravello ci ha risposto dicendo che la normativa attuale italiana non dà appigli per poter impedire l'arrivo di rifiuti trattati non tal quale, e quindi noi chiederemo ai nostri parlamentari di modificare legislativa nazionale per evitare appunto il turismo dei rifiuti e per spingere al rifiuti zero, cioè tutto quello che si può riciclare deve essere riciclato, recuperato, trattato e messo in sicurezza e non gestito tramite discariche inceneritorie, anche tramite la riprogettazione dei materiali. Martedì pomeriggio c'è stato la chiusura del Consiglio straordinario sul socio assistenziale. Noi abbiamo detto la nostra posizione la scorsa settimana, potete vedere un video qui sotto nel post riguardante appunto la contrarietà all'aumento delle rette per gli anziani e per i malati di Alzheimer nel socio assistenziale. In questo momento di crisi è inaccettabile.
E abbiamo affrontato anche un tema molto importante di quello dell'informatizzazione sanitaria in sanità, cioè far sì che tutte le ASL abbiano un unico programma, quindi si parlino tra di loro e soprattutto ci sia il fascicolo sanitario elettronico, cioè la cartella clinica elettronica digitale, per cui una persona che vada dal medico di famiglia, che vada dal medico ospedaliero, che vada in pronto soccorso, basti un clic e si possa sapere tutta la sua storia. Di vita, di patologie e di terapie, quindi risparmiando milioni e milioni di euro. In altre regioni l'hanno già fatto, in Veneto, nel Lazio e parzialmente anche in Liguria. Noi siamo indietro e speriamo di partire anche con la digitalizzazione delle ricette, quindi non più il pezzo di carta, ma diciamo il foglio informatico e la digitalizzazione anche dei referti, quindi non girare più con i referti, insomma, siano TAC, risonanze, esami diagnostici e quant'altro di laboratorio, ma con tutto digitalizzato. Grande risparmio anche per l'archiviazione dei materiali. Siamo indietro, l'assessore ci deve rispondere, si è preso 30 giorni di tempo per risponderci, evidentemente non erano ancora pronti. Infine è stato trattato un ordine del giorno sulle vittime di Lampedusa, appunto i migranti, abbiamo detto la nostra posizione e abbiamo votato l'ordine del giorno per appunto intervenire immediatamente a livello in seno al Consiglio europeo per procedure immediate per quanto riguarda queste continue tragedie che accadono sulle nostre coste, a largo delle nostre coste. La giornata di mercoledì è stata dedicata totalmente all'analisi del DDL 336, con il pupurrì che vi dicevo già la scorsa settimana sull'Eliski. Abbiamo fatto la nostra parte emendativa, noi continuiamo a ritenere che sia un qualcosa che non è in linea con lo sviluppo turistico montano, sostenibile e dolce. Giovedì pomeriggio abbiamo avuto la prima seduta della commissione antimafia, in cui ci sono state posizioni un po' che io ritengo bizzarre da parte di alcuni colleghi consiglieri, non dico altro, potete immaginare tutto voi, soprattutto da parte dei principali partiti che hanno detto che era importante fare PD e PDL, importante fare soprattutto un'analisi storiografica delle vicende della mafia in Piemonte, chiedendosi da dove arrivi il percorso, diciamo, mafioso, dell'infiltrazione mafiosa della nostra regione. Io ho risposto che basterebbe aprire un buon libro sulla mafia e spiegare come è arrivata l'infiltrazione, nel senso soprattutto con aver mandato a confino i criminali del sud Italia al nord, e poi di fare, diciamo, promuovere la conoscenza e coscienza del fenomeno sul territorio. Io credo che sia più importante invece andare ad indagare sugli appalti, sia sugli appalti vecchi, quindi ho proposto TAV Torino-Milano e le Olimpiadi 2006, a cui c'è stato un po' un attimo di gelo all'interno dell'aula consiliare. Ed eventualmente questo è stato proposto da un consigliere del PDL anche sulla Torino-Lione attuale, anche se l'ho specificato che in effetti al momento non è partito ancora nulla sulla Torino-Lione. Quindi bisognerà capire come ci si muoverà in questa commissione antimafia per capire se è produttiva o se è l'ennesimo, diciamo, commissione inutile. Venerdì mattina, cioè oggi, in prima commissione abbiamo finalmente ricevuto il documento di programmazione economica finanziaria della Regione Piemonte, un documento fondamentale prescritto dalle leggi regionali, nazionali e della Corte dei Conti, che mancava da 2006, 7 anni, cioè il documento che spiega lo scenario economico, macroeconomico nazionale, quindi regionale, quindi di crisi, e su questo cerca di formulare quelle che sono le previsioni di bilancio. Sono 168 pagine, ovviamente l'abbiamo ricevuto ieri, quindi abbiamo iniziato a studiarlo. Ci sono già alcune cose assolutamente poco congrue, tra cui l'aumento dei tributi regionali in riferimento alla diminuzione ovvia dei contributi nazionali ed europei, ma bisogna capire in effetti se queste risorse ci sono, e soprattutto c'è, come vi ho già detto in alcuni altri video, un grosso punto interrogativo su 2015, cioè la Giunta si sta occupando 2013-2014, su 2015 che ci sarà magari una nuova maggioranza, io mi auguro ovviamente a 5 Stelle, grosso punto interrogativo. La settimana ovviamente si è caratterizzata per gli scandali giudiziari che hanno coinvolto nuovamente purtroppo la nostra regione Piemonte. Avete letto Reggia di Venaria, coinvolti l'ex sovrintendente Pernice, probabilmente anche il direttore Vanelli, sicuramente l'ex presidente socialista della regione Piemonte 1980-83 Enzo Arietti e la sua moglie Maria Grazia Ferrieri, che guarda caso è direttore di un'importantissima struttura della regione Piemonte, cioè la direzione patrimonio e risorse umane.
no? E nonché è anche direttore della nuova struttura flessibile che segue tutti i lavori del grattacielo Regione Piemonte. Questo è importante perché nell'intercettazione in cui ancora nel 2013 imprenditori e politici si scambiavano amabili battute e ridevano degli appalti affidati a loro, sembrerebbe dietro pagamento di tangenti, sembrerebbe che i lavori di bonifica dell'area dove adesso si sta costruendo il grattacielo Regione Piemonte, si costruiranno anche case e altre strutture, forse un nuovo centro commerciale, sono state non bonificate ma buttate, interrate sotto i parcheggi della Regia di Venaria, che sono già costruiti in un'area esondabile. Già i NOE, Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, sta valutando appunto con dei sondaggi, e quindi Henrietti è già stato arrestato. La Maria Grazia Ferreri ha dato le sue dimissioni al presidente Cotta, Cotta le ha rifiutate, quindi io francamente non so più se dire se ci, più ci fanno o più ci sono, nel senso nel momento in cui ti vengono fornite le dimissioni magari accettale, invece è stata congelata al momento, nel senso che rimane a prendere lo stipendio ma non lavorerà, io mi auguro tra l'altro, su nessuna più delibera e determina riguardante patrimonio e risorse umane, mentre il suo funzionario sottoposto, Ricciardi, è stato, lui sì, è stato sospeso, quindi non riceverà più lo stipendio. Ovviamente si deve discutere di questo ampiamente, io mi sto muovendo ampiamente su questo tema, in quanto non è più procrastinabile un'analisi seria e efficiente di quelle che sono, di quello che manca alla Regione Piemonte, perché anche Cotta, che si era presentato in campagna elettorale come il fustigatore della corruzione in Regione Piemonte in merito allo scandalo della scorsa legislatura che coinvolse la Bresso, cioè il caso Grinzane-Cavour, ha fallito miseramente perché in 3 anni e mezzo ormai non si contano più i casi di indagini, arresti, dimissioni, allontanamenti che hanno coinvolto la giunta, anche la giunta Cotta, quindi c'è un problema che ormai non dipende più da forse, insomma, solo da quale maggioranza c'è. La politica forse non vuole vedere, non vuole applicare le regole, le leggi ci sono, il DPR 62 del 2013 sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici, la legge anticorruzione 190 del 2012, ma non sono applicate. Quindi noi chiederemo fortemente che siano applicate e se del caso chiederemo anche una commissione, l'istituzione di una nuova commissione di indagine sull'applicazione della necessaria trasparenza e delle norme anticorruzione. Vi lascio dicendovi quelli che sono gli eventi della settimana. E sabato mattina, anzi, chiedo scusa, venerdì sera a Collegno ci sarà Laura Castelli. Potete vedere sul sito i dettagli. Sabato mattina sarò a una conferenza stampa a Novara su una valutazione dell'utilità e della necessità del nuovo raccordo ferroviario tra Alta Velocità e Novara Malpensa, quindi l'aeroporto di Malpensa, nel momento in cui sta crollando l'aeroporto Caselle e crollano i trasporti dei pendolari pubblici, 80 milioni di euro. Nuovi investimenti. Sabato 12 ottobre saremo tutti insieme con i parlamentari a Borgo Manero, alla cosiddetta Agorà, cioè una manifestazione in piazza in cui racconteranno tutti gli ultimi accadimenti in Parlamento. E questo è tutto per questo weekend. Vi lascio e ci vediamo la prossima settimana. Come al solito, se condividete il messaggio, a noi farà piacere.